Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Proseguono gli episodi sul calendario dell'avvento elettronico e vediamo quale gioco oggi ci verrà proposto da questa bellissima scatola. Ma subito dopo la sigla. Vediamo in questo secondo giorno che cosa ci riserverà questa bel calendario dell'avvento elettronico. Simpatico. Allora, cerchiamo la casella numero 2. 22, 23, 2, eccolo qua. È la casella abbondante, un po' più grossa del solito. Oh, qua dentro vedo che abbiamo un circuito integrato. Interessante. Mettiamolo qua. Prendo la pinzetta per tirare fuori i materiali. Abbiamo una resistenza da 27k, quindi è rosso, viola, arancio. Una da 68k, blu, grigio, arancio. Un condensatore da 100 nanofarad, dove sopra c'è scritto 10,4, che significa 10 più 4 zeri, e vuol dire quindi 100.000 picofarad. Questo l'abbiamo già visto in molti episodi. E direi che la scatola non ci dice e non ci dà più niente sul giorno numero 2. Quindi abbiamo alcuni nuovi componenti, un bel circuito integrato che si chiama HT46R47, circuito integrato abbastanza sconosciuto, se devo dire la verità. Vediamo un po' che cosa dice il nostro manuale e qual è l'attività che andremo a vedere oggi. Il giorno numero 2, eccolo qua, e dice: Keeping the rhythm, tieni il ritmo. Allora, dice che con questo circuito noi vedremo fondamentalmente un LED che si accenderà e lampeggerà a 60 pulsi al secondo, e noi dovremmo fondamentalmente fare un giochino molto molto semplice che vedremo però dopo l'assemblaggio di questo oggetto. Seguiamo quindi le istruzioni qua indicate. Allora, innanzitutto togliamo quello che avevamo messo nel giorno precedente, che al momento non ci occorre. Non tutto magari va tolto, qualche cosa magari rimane nella stessa posizione, come possiamo vedere. Positivo vedo che va qua, il negativo vedo che va qui. Noi facciamo esattamente quello che c'è scritto qua, niente di più, niente di meno. Una connessione va qua, noi già la mettiamo. E poi proseguiremo con i successivi. Per prima cosa io metterei il circuito integrato. Il circuito integrato, come vedete, va messo a cavallo tra le barre superiori e inferiori, in modo che non ci sono cortocircuiti, a partire dalla fila 5, 6, 7, dalla fila numero 8. Quindi 5, 6, 7, 8, partendo da qua. E va inserito in questo modo. Ora vediamo di capire come va inserito. Allora, vedete che ha una tacchetta di riferimento qui, adesso non è ben visibile, non si riesce a vedere bene in questo disegno. Comunque l'importante è che voi leggiate la sigla in modo corretto, così, e quindi va messo in questo modo. Poi, come possiamo vedere, c'è un altro ponticello qua sotto che andiamo subito a fare, perché poi anche nelle istruzioni dicono gran parte di quello che viene già messo adesso sulla breadboard poi servirà anche per i prossimi esperimenti, quindi meno lavoro per dopo. La famosa resistenza da 100k che all'inizio della nostra avventura abbiamo imparato a conoscere, ma che non aveva uno scopo, ora ce l'ha e va messa qua dentro. Va esattamente messa in questo modo. Guardate il disegno, va inserito in questo buco e in quest'altro, per cui nella fila 14. Ora non voglio darvi tutti i riferimenti precisi, c'è un'immagine molto chiara sul manuale, lo mettete qua. Se vi comincio a dare tutte le coordinate ogni volta che infilo dentro uno di questi, ci mettiamo veramente tanto tempo. Abbiamo questo condensatore che va messo qua, questo qua blu, lo vedete, e va messo tra queste due gambe qua del circuito integrato in questa posizione. Poi abbiamo una resistenza da 27k e va inserita in questo modo qua, tra questo pin e tra questo buchetto qua. In questo modo la resistenza è collegata tra questo pin del circuito integrato. E poi là sopra c'è un gruppo di condensatori e resistenze, in particolare il condensatore che va tra questo pin e questo,
e li chiamo pin, ma in realtà sono fori, tra questo foro e questo foro, tra quest'altro e quest'altro, proprio è molto chiaro, vedete, tra qui e qui e tra qui e qui c'è questo condensatore che è uguale a questo, sono tutti uguali i condensatori. E poi abbiamo la 68 kilo ohm blu, grigio, arancio, la resistenza che va messa in questo modo tra questo pin e, ancora lo chiamo pin, tra questo foro e questo foro, cioè il pin della resistenza va messo tra questo foro e questo foro. LED va posizionato qua, qui dove c'è questa gambetta un po' piegata è quella un po' più lunga e quindi va messa così. E poi mi mancano ancora un paio di collegamenti con dei fili. Allora un filo va messo, questo va messo qua, un filo va messo tra qui e qua, e già sta lampeggiando, per cui mi viene da pensare che questo filo che vado a mettere ora non è che abbia un grosso scopo, ma noi ce l'andiamo a mettere lo stesso, cioè tra qua e, ah, serve per far spegnere col pulsante il LED probabilmente, verifichiamo. Cosa fa il pulsante adesso? Nulla. Se noi invece ci mettiamo questo, cosa farà il LED, il pulsante? Lo fa smettere. Allora, anzi, lo fa continuamente tenere acceso o mezzo acceso. Questo qua deve essere il reset, che in questo modo funziona. Beh, in sostanza, collegandolo già sta facendo il suo lavoro. Allora, lo scopo di questo gioco, molto semplice, è innanzitutto farvi familiarizzare ancora un po' di più con quello che è la breadboard, dove avete collegato in questo caso tre resistenze, tre condensatori, un circuito integrato, un pulsante, la batteria e il LED, quindi un po' di materiale collegato, e in questo modo avete un po' scoperto come sono le connessioni. Per esempio, questo è il segnale positivo che entra in questa colonna e quindi dà, con questa 100K, porta il positivo a questo pin del circuito integrato, porta il positivo qua su questa fila dove c'è attaccato sia una resistenza da 2,7K, sia il condensatore da 100 nano, sia quest'altro condensatore da 100 nano, e si forma quindi tutto un circuito che vi consente di fare questo gioco molto molto semplice. Il gioco è semplice, loro dicono di battere contro a un tavolo alla velocità con la quale sta lampeggiando il LED e andare a tempo. Fa un lampeggio al secondo e poi vi dicono di chiudere gli occhi per un po' di tempo e poi riaprirli e vedere se siete ancora in sincrono con il LED. No, perché non mantenete il ritmo in maniera corretta. Quindi tieni il ritmo. Questo qua è un semplice gioco, in realtà è per farvi vedere un LED che lampeggia attraverso un circuito integrato, è una rete RC tutta fatta in questo modo. Peccato che questo circuito integrato HT46R47, ho l'impressione che sia un loro circuito integrato un po' personalizzato e non si sa bene cosa sia. In questo momento, anche per evitare che questi episodi diventino troppo imponenti, cerchiamo di limitarci a fare quello che dicono le istruzioni e cercare di divertirci con il gioco che ci propongono. In questo caso è un gioco molto molto semplice, ma lo saranno anche gli altri, e ci portano a vedere sempre un dettaglio in più di quello che è l'elettronica. Per cui per oggi ci fermiamo qua, cerchiamo di mantenere il ritmo e quindi bene così. Bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e continuate a seguirmi. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento alla scoperta del prossimo gioco di questo calendario dell'avvento elettronico. Ciao ciao!